che le due squadre sono veramente tutte e due molto forti, hanno giocato due partite a testa ad altissimo livello, sono riuscite a fare pendere l'ago della bilancia rispettivamente a casa tutte e due le sfide. Adesso ci troviamo in perfetta parità e ci vorrà questa gara 5 per decidere chi è la squadra più forte d'Italia, come penso anche sia giusto, perché è normale che alla fine di questa, della stagione arrivino le squadre più quotate. Ecco Jack, diciamo che poi c'è un'altra cosa importante alla fine di questa ultima battaglia, ovvero dopo l'infortunio di Rafa, ora ti trovi tu a dover giocare una partita decisiva. Ora, non voglio chiederti, perché te l'avranno chiesto probabilmente in mille, se sei teso, ma quello probabilmente chiunque è teso in quella partita dove si gioca tutto. A me preme più sapere come si sta preparando la squadra ad affrontare questa gara decisiva che oltretutto giocherete in casa. Sì, esatto. Dunque, il colpo è stato sicuramente duro per tutti quanti. Tanto è dispiacere per un compagno che subisce un infortunio grave. Però questo è abbastanza ormai passato, perché abbiamo visto che l'intervento è andato bene, Rafa è contento, è tranquillo, è pronto al recupero, quindi è positivo. E, per il resto la squadra, è come quello che sto facendo anch'io, ci stiamo concentrando molto su quello che dobbiamo fare. Cioè ieri ci siamo di nuovo allenati, abbiamo provato le formazioni con me, e stiamo cercando di concentrarci molto sul concreto senza farci travolgere da questo mare di emozioni che c'è intorno a questa sfida, è chiaro. Cerchiamo di stare molto, molto tra di noi e pensare proprio alle piccole cose che dobbiamo fare per fare in modo che le cose vadano bene. Ecco, tu comunque diciamo che esperienza ne hai, perché di finali scudetto ne giocate 4, una l'hai anche addirittura vinta con Macerata, per cui diciamo che l'esperienza da quel punto di vista non ti manca. È chiaro che l'ultima partita che hai giocato titolare è stata il 12 dicembre in Champions League in trasferta contro la Stella Rossa di Bucarest, mi pare. Però, nel senso, da giocatore, ovviamente penso che sia più facile comunque partire da zero una partita sapendo di essere titolare piuttosto che entrare a partita in corso. Questo è sicuro. Diciamo che ci sono delle cose che mi possono avvantaggiare durante questa settimana, quindi avere una settimana per preparare, rompere il ghiaccio con il sestetto e cercare di mettere su un cambio palla valido in modo da poter fronteggiare Piacenza. E dall'altra parte ovviamente il fatto che io non ho ritmo di gioco con questi giocatori di sicuro non ci faciliterà all'inizio, però questa è una partita da dentro fuori, è un momento che è capitato, non si può certo mettere la testa sotto la sabbia e dobbiamo affrontarla con quello che abbiamo. Cioè è inutile stare a pensare all'intesa che non c'è, a quello che non c'è, a quello che non funziona, cioè dobbiamo giocare con quello che abbiamo, quindi siamo tutti giocatori professionisti, siamo tutti persone che stanno a giocare a questo sport. Cercheremo di mettere su un gioco con pazienza e accettando anche il fatto che ogni tanto qualche cosa possa non venire. Ecco, in questi giorni si sono visti anche belli articoli ovviamente su quello che sarà poi la partita di domenica, soprattutto riguardanti te. Uno è quello che forse mi ha colpito di più sul fatto che potrebbe essere veramente una storia da film quella che stai vivendo in questo momento. Sì, secondo me lo è già, è incredibile. però... Speriamo di mettergli un finale che tante persone sperano. Il lieto fine. Esatto, io sono sicuro di una cosa, che la vita è veramente incredibile, che certe volte ci ribalta la situazione in cui siamo, sia nel bene che nel male, a volte nel bene, a volte nel male, in maniera impressionante. La cosa che sicuramente mi ha insegnato questa esperienza degli ultimi 2 anni è che non bisogna mai abbattersi e che bisogna sempre giocare le proprie carte fino a che qualcuno non dice che è finita. Quindi io prenderò anche questa sfida con il massimo del coraggio, con il massimo della forza d'animo di cui dispongo, e poi ovvio mi auguro che vada bene, però da qui a domenica sera nessuno può sapere che cosa succederà, staremo a vedere. Io sono veramente contento comunque di questa opportunità e so che ci sarà tanta gente al mio angolo domenica mentre giocherò. Ecco, invece l'altra cosa che mi è piaciuta, che poi tu oggi hai postato sulla tua pagina Facebook, è l'articolo della Gazzetta dove tua moglie effettivamente diceva: c'è una cosa che sai fare bene nella vita, quindi non preoccuparti, anche perché poi non ci sarai solo tu a palleggiare, ma tutto il tifo del Palatrento. Quindi questo credo che sia comunque fondamentale. Molto. Fondamentale il fatto di avere tanti sostenitori, tanta gente che
come dicevi tu prima, crede in questa favola e comunque spera in questa favola, quindi so che avrò tanta gente a sostenermi. E in più è vero, io alla fine questo è il mio mestiere, quindi sono chiamato a fare quello che so fare, non è che devo inventarmi chissà che cosa. E un'altra cosa importante che ci siamo detti, che mia moglie mi ha detto, è proprio quella di prendermi le giuste responsabilità, cioè non è di prenderti le responsabilità di tutto il mondo, prenditi le tue e basta, ne avanto, no? Giacomo, io vorrei strapparti un ulteriore sorriso perché tua moglie ha detto che l'unica cosa che sai fare bene è lottare sul campo, ma scusami, non l'aiuti magari in cucina, a stirare, a pulire casa, no? Ma certo, faccio un mucchio di cose che lei non vuole mai. Dai, abbiamo cercato un po' così di sdrammatizzare, ti ho preso un po' in giro. Senti Jack, in chiusura ovviamente l'hai già fatto, però mi pare giusto anche farti parlare comunque della tua associazione, visto che... Vi ringrazio, sì. Vi ringrazio molto, sì certo, la mia associazione che continua ad essere attiva, che è l'associazione Giacomo Sintini appunto, che si occupa di una raccolta fondi e di, diciamo, di... portare in giro per il mondo dello sport il messaggio che dalle malattie come il cancro si può guarire, quindi un messaggio di speranza. Stiamo lavorando sempre in maniera più attiva, sono contento di poter dire che probabilmente quest'estate faremo il salto a Onlus, quindi miglioreremo anche addirittura lo statuto di questa associazione per avere ancora più opportunità. Quindi sono contentissimo perché quest'anno è andato benissimo, abbiamo raccolto più di 80.000 euro e sono veramente felice perché penso che possa essere una cosa che possa aiutare tante persone in futuro. Senti, ricorda anche come possono fare gli interessati a dare un proprio contributo. Sì, tutte le informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook dell'Associazione Giacomo Sintini o anche sulla pagina Facebook di Jack Sintini, pagina ufficiale. E poi piano piano stiamo cercando di migliorarci anche su questo perché inizialmente sono voluto partire con il piede giusto anche con le spese perché non avevo idea di quante donazioni avremmo preso. Adesso cercheremo di creare anche un sito internet per sempre più accessi. E per donare adesso al momento è soltanto, gli unici modi sono o con bonifico bancario oppure consegnando direttamente a me, tante persone fanno così ai palazzetti quando ci incontriamo, la somma che desiderano donare. Grazie Giacomo per tutto quello che fai a questo punto non solo in campo. Grazie davvero Giacomo Sintini. In bocca al lupo! Esatto. Crepi il lupo e grazie mille della chiacchierata. Figurati, grazie a te Jack.